È morbido, male, ma... Guardate oggi cosa andiamo a fare, cosa fantastica, una cosa idilliaca. Ho preso delle costine di maiale, le ho drogate prima, le ho lasciate marinare qui dentro, sotto vuoto, per almeno 12 ore. Ok? Le metterò in acqua, non è una cottura a bassa temperatura, è una cottura semplicemente, diciamo, sotto vuoto, in maniera che tutti quanti gli aromi si conserveranno, tutti i succhi si conserveranno. Come dicevo, un'ora sotto vuoto a 80-90 gradi, proprio alla bollicina, a malapena. Poi le passerò un 10-15 minuti in grill per fargli sopra la crosticina. Che delizia! Ci metterò vicino anche delle patate e delle cipolle che prima andrò a marinare, anche queste qui. Voi dite, ma io non ce l'ho il sottovuoto. Benissimo, prendete un sacchetto del sottovuoto, fate così. È un esempio, che vi sto facendo. Metteteci un elastico o uno spago e semplicemente lo mettete nella padella. Ok, sto facendo un esempio, le calate nella pentola e questa parte qui con diciamo la il mestolino lo tenete sopra e non ci fate andare dentro l'acqua. Ok, questa è una soluzione, se no potete farvele fare anche dal vostro macellaio, ve le fate condire dal vostro macellaio, gli portate, sapete, quei componenti con tutte quante, diciamo, le droghe, e al vostro macellaio dite, ok, io ve le compro, però le mettete sotto vuoto. Benissimo, semplicemente quando l'acqua bolle andiamo dentro, siccome deve stare sotto, anzi scende, deve stare sotto, vedete, e ora abbassiamo al minimo sindacale. Voilà. Ok, un'ora da adesso in poi a bollicina, un'ora, per non saper fare leggere e scrivere metteteci sopra anche il coperchio e lasciatelo stare, qui non c'è bisogno di far niente, se sta sotto, se non dovesse starvi sotto, appoggiateci un peso, tende a venire a galla, vedete, ci ho messo su un peso così almeno rimane giù. Se ve lo fa, fate così. Andiamo a fare le nostre patate. Io le lascio con tutta la buccia, perché laggiù la buccia, dovete sapere, che è la parte più buona della patata. Un po' grossolane, sono uno spettacolo. Perché il sale grosso? Perché il sale grosso sala meglio e sala meno del sale fino. E poi andiamo a ungere. Voilà. E ora l'importante è che voi le massaggiate. Massaggiatele così per almeno 3-4 minuti. Che profumo! Approfittiamole. Ah, buona. E qua ci dovranno stare il tempo che cuoce la carne. Perché se ora mancherà 50 minuti. Ci dovrà stare 50 minuti. Una cosa, NB, le patate hanno una cottura di 35-40 minuti. Come vi ho detto,
il pezzo delle costine dovranno soltanto grigliare un 15 minuti. Allora cosa farò io? Le metterò preventivamente in forno le patate per 20 minuti e poi ci appoggerò sopra il pezzo della carne, così la cottura sarà uniforme, omogenea e uguale. Ho già messo le patate dentro e le farò andare 20 minuti prima delle costoline. Allora, qui è passata un'ora, sono molto buone. Ok, e ora via, ributtiamole in forno. 15 minuti grill sopra, poi le giriamo e li facciamo fare il grill anche dall'altra parte. E ora un'altra operazione da fare. Prendete carta stagnola, carta da forno, guardate, dentro, ok, e giratecela, tenetecela qui 10 minuti, un quarto d'ora. Perché si fa questo? Perché almeno col calore non andranno via lo spegnimento, diciamo, della carne, del forno. Cosa fa la carne? Tende a disidratarsi, facendo così tutti i succhi rimarranno dentro. Ok? Bella chiusa. 10 minuti, un quarto d'ora. Voilà! Una bella focaccia farina gialla. Che spettacolo! Via! Voilà! Bene, siamo arrivati al momento della goduria. Guardate qua. Vedere la morbidezza, eh? Facciamo questo gioco qui, guardate, che dite? È morbido? Male, ma è puro, guardate qua, dentro è cottissimo, guardate il vivo, guardate qui, assaggiamolo, guardate qua, ma voi dovete vedere, guardate, è una spugna. È incredibile. Il burro. Vi consiglio di fare questa ricetta. Mi raccomando, mettetemi la campanellina, segnatemi al canale. Non guardate soltanto il video senza segnarvi. È importante per voi che imparate e per me che sto facendo il video. Ok? Che spettacolo, guardate qui, guardate qui, guardate qui. Là. A bientôt.